Ciao, eccoci nuovamente insieme per il solito post del nostro martedì. Andiamo un po' a raccontare che cosa ci siamo detti insieme quest'oggi. Beh, il tutto è partito da la domanda sul fatto se avevate mai preso dei voli o avevate mai fatto dei viaggi particolari, soprattutto con gli aerei, che sì, sono rimasti poi nella vostra mente, nel vostro cuore, ma perché magari anche un po' spericolati, un po' come vi dicevo io, quello che ho fatto quando sono andata a Cuba è che insomma ho rischiato di non atterrare, no, a parte gli scherzi, di prendere questo viaggio, questo volo praticamente tenuto con lo scotch. Ma va bene, siamo qui a raccontarlo e questo è l'importante, come ci dicevamo. E quindi insomma voi avete iniziato così a raccontare un po' delle vostre esperienze, mi sono anche segnata quello che era da raccontare, quello che voi mi avete raccontato. Ad esempio, Mauro ci ha detto che lui in realtà non ha mai viaggiato su un aereo, ci proverò alla prima occasione, ma in realtà lui ha un po' timore di viaggiare, quindi dovrà iniziare sicuramente con una piccola tratta. Tra i viaggi, in realtà, invece, abbiamo parlato anche di cibo e come sempre Pachi tra i primi che si collega e ci racconta un po' quella che è la sua preparazione del pranzo, in questo caso del martedì, dove devo dire la verità, insomma, il suo pranzo a base di pesce non è niente male, e tra l'altro, insomma, ha raccontato che avrebbe cucinato anche i ricci di mare, che io non ho mai assaggiato e sinceramente mi fa un po' effetto, devo dire, pensare di mangiare dei ricci, ma so e mi dicono essere molto buoni, ma poi anche perché io non li so pulire, quindi è anche per quello che forse non mi piace così tanto, diciamo, mangiare un po' quelli che sono questi pesci particolari. Gasi invece ci ha raccontato che sta per partire, che sui 4 giorni di viaggi su Esperance, insieme a suo fratello, per andare a trovare dei cugini che non vede da tantissimi anni, quindi farà questa traversata, per cui un viaggio non in aereo bensì in macchina. E poi invece Peter, insomma, ha raccontato un po' i suoi tanti voli che ha fatto, come quello ad esempio Pisa-Palermo da shock. Per fortuna si partiva alle 23, ha dormito per 2 ore, ma chi era rimasto sveglio ha detto che gli aveva raccontato un pochettino tutto quello che era successo. Sebastiano invece ci racconta che il suo primo volo per seguire la sua squadra del cuore a Madrid è stata una adrenalina pazzesca. Ecco, questo di Sebastiano tra l'altro me l'ero perso. E poi invece Luciano, anche lui con il suo ristorante che ha in Liguria sopra Genova, ci ha raccontato un po' qual era anche nel suo caso il, diciamo così, il menù di oggi, anche per quanto riguarda Luciano, logicamente a base di pesce, mi sembra giusto anche perché siamo al mare, quindi così deve essere. E poi, tra l'altro, ci ha raccontato anche del suo viaggio in Egitto 20 anni fa, da Luxor ad Abu Simbel, con un piccolo aereo assurdo, con gli elastici nelle eliche e due passeggeri in piedi e il pilota a dorso nudo. Beh, devo dire che insomma, un pilota a dorso nudo, se era un bel pilota, aveva anche il suo gran perché, per cui può anche andare bene, insomma, almeno nel nostro caso, visivamente parlando, poteva andare bene. Tra le altre cose, invece, Peter, come vi dicevo, ha raccontato i suoi voli, quindi in un volo low cost, dopo che le hostess non avevano venduto nulla, è uscito il comandante con la fisarmonica e le foto dei suoi figli per raccogliere qualcosa a livello di soldi, di fondi. Vabbè, insomma, ci mettiamo veramente di tutto e di più. E tra l'altro, insomma, Luciano dice: sì, me lo ricordo ancora come viaggio, è stato un incubo, ma ricordo la stupenda crociera sul Nilo, che è stata veramente emozionante da brividi. Una crociera che tra l'altro io avrei sempre voluto fare, ma in quell'occasione in cui dovevo andare effettivamente c'erano stati un po' di problemi e quindi niente, non avevamo fatto niente ed eravamo andati a Cuba. C'è poi Stefano che ha chiesto un po' come funziona la radio, chi aiuta, chi non aiuta, quindi sì, ho detto che non sono sola, nel senso ci sono anche dei collaboratori, impariamo un po' a fare di tutto, ma effettivamente non siamo mai soli. Marcello ha fatto tanti viaggi di lavoro e in questo periodo dice che insomma il suo pensiero e il suo cuore vanno all'Ucraina, che lui ha frequentato per diverse volte, quindi come dicevamo si lasciano anche un po', diciamo così, quelle che sono le persone che si sono conosciute, quindi insomma il cuore è ancora un pochettino più ballerino in questo periodo.
Poi Peter, infatti, ha detto: ma quanto hai viaggiato? Tra Palermo e Pantelleria, le hostess hanno parlato per un'ora in inglese. A bordo erano in cinque, parlavano solamente, come si dice, siciliano. E quindi loro, per dispetto, hanno parlato in siciliano e le hostess non hanno più capito niente. E vabbè, però, Peter, insomma, non siete stati anche molto gentili, non siete stati bravissimi. Poi ci sono stati, insomma, i saluti da un po' di ogni parte del mondo, da Capo, dove abbiamo parlato anche di naturalità. Abbiamo consigliato dei, come si dice, dei villaggi o meglio dei campeggi, e poi ancora abbiamo regalato dei brani, un brano dei Pooh e un brano di Mengoni. A Peter dice che a giugno ha prenotato una settimana a Londra e volerà lo stesso, e dicevamo che in questo caso diventa sempre più difficile volare anche a Londra perché, insomma, ci vuole il passaporto, ma lui sicuramente avrà già tutto a posto. Ancora poi si è parlato delle giornate del FAI e di tutto quello che, insomma, è stato fatto e che viene ancora fatto per cercare di conservare le nostre, diciamo così, la nostra cultura. E poi Luciano ci ha dato, appunto, come vi dicevo, il menù del suo ristorante all'interno di quello che è appunto la regione Liguria. Si è parlato di Greta Thunberg e Peter ha detto: come mai secondo te, insomma, Greta Thunberg è stata un po' lasciata da parte, o meglio se n'è andata? Secondo me, invece, come dicevamo, a livello mediatico, insomma, ci sono altre cose che viene posta meglio l'attenzione, o di più l'attenzione, maggiormente l'attenzione, quindi non è vero che di Greta non si parla e non si pa e si continua a parlare anche del fatto che in qualche modo si ha comunque a cuore il pianeta, ma adesso come adesso effettivamente questa guerra, che speriamo, insomma, termini presto, in realtà a livello mediatico sta prendendo molto più piede. E poi cos'altro avete scritto? Avete scritto talmente tanto che, insomma, non mi ricordo tutto. Dei campeggi, ah sì, Eugenio che dice che in qualche modo bisognerà fare una torta enorme con tante candeline quando si arriverà a 100.000 iscritti. In realtà, come dice lui, i Queen addirittura non erano riusciti a spegnerle tutte, e in questo caso per il video Who Wants to Live Forever si erano fatti aiutare insomma, dai fan. Non male, non la sapevo questa storia. Si parla poi di un suggerimento di viaggio delle gole del Verdon, che io non le ho mai viste, ma insomma Marcello ci dice di andare perché sono veramente luoghi spettacolari. E poi ancora Paolo che ci dice che insomma in un volo andata e ritorno all'andata gli avevano imbarcato, diciamo così, nella stiva una piccola valigia, al ritorno niente, non c'è stato niente da fare, ha dovuto pagare, mentre all'andata era gratuita. Insomma, anche lì dicevamo, dipende anche sempre un po' con chi viaggia e quando viaggia, se chiudono o meno, diciamo così, l'occhio. Voli strani, business class all'Italia, una signora iperpaurosa gridava, si attaccava al braccio di Eugenio, e dopo 2 ore Eugenio ha chiesto di essere spostato praticamente di posto perché non ne poteva più effettivamente. Però vedi, anche tu ti sei ricordato di questo bellissimo viaggio. Bene, allora, questo e tanto altro avete scritto, come sempre vi ringrazio, ci troviamo martedì prossimo, devo studiare quale altro, diciamo così, argomento trattare, poi ci avviciniamo anche verso la Pasqua. Nel frattempo vi auguro una buona giornata, una buona settimana e come sempre beh, potete seguire un po' ovunque, sia qui che sul canale Patreon, Simona della Solo Radio, o scrivermi a email@libero.it. Vi abbraccio, vi bacio e come sempre grazie.